io sono a Roma, vabbè, perché prima ero a fare Tagatà, poi sono andata da Floris, se ci avete pazienza e non avete sonno mi vedete stasera, quindi sono a Roma e quindi ho ben pensato di fare un incontro, che mi è stato concesso un incontro straordinario con la donna del giorno, di cui parlano tutti. Chi è questa donna del giorno? È Eleonora. Regia. Esatto, Eleonora è una signora che ha avuto l'ardire di fischiare a Salvini venerdì, a dirgli buffone, ed è stata praticamente bloccata in maniera molto poco urbana dalla polizia, non rappresentando io nessun tipo di pericolo ovviamente per Salvini, che stava dall'altra parte della strada con la sua scorta, ma un gruppo di zelanti poliziotti mi è venuto incontro, mi ha detto che non potevo fischiare, siccome io ho pensato che non fosse possibile una roba del genere, ho provato a continuare a fischiare, sono stata, insomma, mi hanno preso le braccia, mi hanno bloccata, mi è venuta fuori una scena che ho rivisto ed è abbastanza violenta, brutta, sgradevole, se si considera soprattutto il fatto che io comunque non ho esattamente 20 anni, ne ho 60, ho i capelli un po' bianchi e dubito di poter fare paura a chi che sia, soprattutto perché peso col giubbotto forse 45 kg. Siccome per questo fatto ho ricevuto dopo essere stata portata in commissariato e ivi trattenuta per un paio d'ore a scopo esattamente di dispetto proprio, di esercizio del potere, giusto per fare così, perché io sul momento non ho esibito i documenti, li ho esibiti dopo quando mi sono resa conto di averli in tasca. Perché tu non è che eri andata a cercare Salvini, sai, per i fatti tuoi. No, io stavo tornando. Io stavo tornando. Lo sanno tutti, ormai sono famosa, però è stato questo momento di fama che mi sta confondendo completamente. Io abito lì, per cui stavo tornando dalla spesa. Ho capito, mi hanno detto che stava passando Salvini e ho pensato che perché perdere un'occasione così fantastica di poter manifestare il mio più profondo disappunto nei confronti di un signore che ogni 2 per 3 dice che lui rappresenta 60 milioni di italiani. Io non ce la faccio più a sentire una roba del genere. Lui è stato appreso il 17% di un 60% di italiani, per cui forse sono, non lo so, non saprei contare, ma lui proprio ne avrà presi 7 milioni di italiani, la pensano comunque come sono lui. Troppi, eh. Comunque sono sempre troppi, adesso pare siano anche cresciuti. È un effetto, è come un po' il morbillo, passerà prima o poi. Comunque bisogna trovare un buon vaccino. A volte si muore. A volte si può morire. E comunque io ho voluto manifestare questo mio disappunto. E probabilmente per eccesso di zelo la polizia si è imbizzarrita. E io sono peraltro sicura che nell'imbizzarrimento della polizia, perché io ho fischiato e gli ho gridato buffone, ci sia entrato molto il fatto che io sono donna e sono anche uno scricciolino, perché se la stessa cosa l'avesse fatta un Marcantonio di 1,90 m, dubito che i poliziotti avrebbero usato lo stesso zelo che hanno usato in questo caso. Questo è stato la cosa che mi ha dato ancora più fastidio, devo dire la verità, perché voglio dire, l'esercizio della violenza nei confronti dei deboli e invece essere deboli con i potenti è una cosa che trovo insopportabile. Siccome la trovo insopportabile da quando sono piccolina, non penso di poter cambiare adesso. L'altro giorno ci ho impattato in maniera fortissima su di me, a un'età in cui pensavo che questo genere di cose non dovessero accadere, e soprattutto, tra l'altro, io ritengo onestamente che Salvini, che non è una persona appunto che mi piace, che non penso esattamente come lui, per usare un eufemismo, sicuramente per il suo modo di fare, un po' sbruffone, avrebbe anche fatto una serie di battute, ma non credo
che abbia apprezzato questo tipo di intervento. Io me lo auguro, perché lui sostiene di difendere le donne, di apprezzarle, per cui un gesto del genere di totale inutilità, perché ero dall'altra parte della strada, non era ordine pubblico, c'erano delle macchine in mezzo, non lo abbia apprezzato neanche lui, perché non è apprezzabile, non è comprensibile, si può capire soltanto dall'inadeguatezza di qualche persona delle forze dell'ordine, che ogni tanto si fanno prendere un po' dall'entusiasmo. Gli riesce bene con i deboli. Ah, io volevo dire, perché noi abbiamo un po' scherzato finora, eccetera, prima scherzavamo prima della diretta, però una cosa seria la volevo dire, cioè che rispetto a questo episodio due considerazioni. La prima è che mi sembra la base di una democrazia che la critica del potere ci possa essere, anche una critica un po' colorita, perché non è che Monfischio abbia mai ucciso nessuno. No, Fischio alla pecorara è una roba nobile, si fa i concerti, si fa, cioè ha la sua dignità. Ha una sua dignità, ma sua comunque forte dignità. Anche, diciamo, lo sberleffo al potere mi sembra la vicino una democrazia. Io l'altro giorno ho scritto, quando è uscito sui giornali l'episodio che ti riguardava, ho scritto un post in cui dicevo che appunto che tu e che Maria Rosaria, che quella signora che sulla Comana di Napoli, non so se hai visto l'episodio, sì, ha difeso una persona, sì, straniera da insulti, minacce di un altro passeggero, tra l'altro, sì, perfettamente gratuite, nel senso che non aveva fatto niente, li ha difesi da queste minacce e è intervenuta, insomma si è frapposta. Quello che secondo me è importante dire è che questi gesti, io lo so che sono piccole cose, ma nessuno di noi pensa che siano cose così importanti, però sono dei segnali, sì, anche per chi ci sta intorno. No, io ho fatto un paragone parlando di questo episodio della Cumana, che lo so che è un paragone un po' altisonante e che forse non è del tutto adeguato, ho detto è come quando i partigiani, chi faceva la resistenza, faceva la scritta sul muro, non serviva a lui, serviva al fatto che casomai qualcun altro di là ci passava, la vedeva e diceva allora non so solo io, no, esatto, c'è altra gente che la pensa come me, perché effettivamente, come dicevi tu, il problema è che la narrazione che noi abbiamo è che tutta l'Italia sta con Salvini. A me non è che non spaventa, perché appunto i numeri di cui parlavamo sono tutt'altro che da ridimensionare, sono numeri grossi, sono numeri inquietanti, però c'è anche tanta gente che non ha quei valori lì, che rivendica di non averli e che rivendica anche il diritto di fischiare uno che comunque non è un privato cittadino o un passante, è un uomo politico, e anche se loro continuano a fare finta di stare all'opposizione, perché il modo in cui loro parlano sembra sempre che stanno loro al contrattacco all'opposizione, loro in questo momento stanno, vale per la Lega, vale anche per i 5 Stelle, stanno al governo, e se i cittadini gli vogliono andare a fischiare, gli vogliono andare a dire qualcosa, sinceramente credo che il minimo sindacale per una democrazia sia non andare a intimidire una persona, perché poi tu non ti sei fatto intimidire, ma probabilmente un altro poteva farsi intimidire, probabilmente qualcuno leggendo la tua storia o vedendo quella scena, no, di dei poliziotti che vanno addosso a qualcuno, o si può sdegnare e può dire ah, mi sembra troppo, ma potrebbe anche, io mi auguro che non sia così, un pochino intimidirsi, cioè dire se voglio contestare è meglio che non lo faccio, no? E questa è una cosa pericolosa, a volte questi episodi anche di repressione assolutamente ingiustificata, una persona sotto al mio posto di cui dicevo prima ha scritto, ma anch'io se sto per strada e uno mi insulta gli chiedo le generalità, pretendo che sia denunciato, ma non lo so la signora dove vive, dov'è, però a me risulta che, diciamo, Roma dovrebbe essere sempre ferma, la traffico, voglio dire, infatti io le ho risposto tutto, guardi, io non mi ha mandato a fanculo stamattina in metropolitana, cioè non è che, detto questo, però io credo che qua esista una differenza fondamentale. E ribadiamo che tu non hai fatto, tra l'altro, in aggiunta, neanche nessuna azione particolarmente eclatante, violenta o strana, che una persona, che è una persona di potere, che gestisce le nostre vite, perché nei fatti prende delle decisioni che riguardano le nostre vite, se qualcuno lo vuole fischiare, esattamente come se qualcuno lo vuole applaudire, le due cose sono simmetriche, se lo prende come si prende fare gli applausi. Certo. Quando vanno a Genova a farsi belli, sì, no? E a dire che nazionalizzeranno autostrade, sì, e poi non lo fanno, tutto, e poi non lo fermo, fanno, come si prendono quegli applausi? Si fanno i selfie, sono contenti, sorridono e ne guadagnano il consenso, si devono prendere anche i fischi, o uno che gli dice buh, o uno che gli dice non mi sta bene che tu la riforma Fornero hai detto che la toglievi non l'hai tolta.
per esempio. Per dire, però per a me devo dirti, mi farebbe anche piacere che, visto che Salvini fa il ministro dell'interno, buttasse un attimo dentro l'occhio, dentro la macchina che dovrebbe guidare, cioè quella delle forze dell'ordine, che sicuramente non sono tutte come quel simpatico signore che ho incontrato venerdì, perché ne conosco molti altri, molti amici che fanno questo mestiere, che sono di tutt'altra pasta e si rendono conto. Il problema di indossare una divisa non è indossare una divisa, è rappresentare lo Stato. Allora, se tu, il momento in cui tu rappresenti lo Stato, non puoi prenderti la libertà per eccesso di zelo o per fare il fenomeno di strattonare o di zittire o di comportarti come una persona totalmente inoffensiva che non rappresentava un pericolo, se no, se avessi rappresentato un pericolo sarebbe partita la scorta di Salvini. Invece Salvini salutava e sono partiti tre fenomeni a fare quelli che contro una signora di una certa età. Lo trovo veramente. Salvini, prima sistemati tua bella macchinina. Purtroppo però rispetto a come dovrebbe funzionare quella macchinina, no, già ampiamente detto, Salvini, no? Dice non leghiamo le mani ai poliziotti, e quando dice non leghiamo le mani intende dire, ma infatti, anche se qualche abuso questa lo fanno, fa parte sommato di quella insopportabile ipocrisia, intollerabile per me, ipocrisia di questo paese, dove succedono dei fatti come Cucchi, Uva, per carità non sono paragonabili al mio, sono distantissima, per carità di, non vorrei fare confusioni nella maniera più assoluta, sono atteggiamenti, omertà che ne sono venute fuori, però poi ci indigniamo e diciamo degli egiziani che sono degli Zulu, che non ci vogliono dire nulla di regeni, ma se noi per un nostro concittadino siamo stati capaci di mantenere l'omertà per 10 anni, il nostro Stato, poi pretendiamo che invece gli egiziani vengano a dirci, a raccontarci tutto. E tra l'altro non lo pretendiamo, perché di fatto lo abbiamo ampiamente scambiato con dei buoni rapporti con l'Egitto, simulati, buoni rapporti simulati. Diciamo che su questo, diciamo che purtroppo anche quella vita non è che abbia forse poi così tanto valore per chi governa adesso, però, anche per chi governava prima. Però è la stessa ipocrisia. Allora, l'atteggiamento di un uomo, ma a maggior ragione delle forze dell'ordine, nei confronti di una donna con tanta violenza, sdogana la violenza nei confronti delle donne. Non va bene. Chi mette addosso... Allora, se fosse per ordine pubblico, sono certa che se fosse stata pericolosa faceva parte del suo lavoro e l'avrebbe dovuto fare. Ma non faceva parte del suo lavoro. Allora, prima di malmenare, trascinare, far cadere una donna di 60 anni, o hai delle eccellenti ragioni, oppure tu sei semplicemente una persona violenta di cui le forze dell'ordine dovrebbero preoccuparsi, perché con me è successa una roba ridicola che ha suscitato l'ilarità dei più alla fine, perché non c'era nient'altro per fare che se non ridere per lo sgomento, perché sennò che fai? Ma non bisogna sottovalutare la stessa ipocrisia che poi, quando succedono delle robe gravi alle donne, dice ma aveva denunciato ma sono arrivati tardi. Porca miseria, e se le donne non pensate sempre tutti quanti che siamo delle vecchie isteriche e delle pazze visionarie, forse qualche cosa si riesce anche a fare. Invece l'approccio purtroppo è sempre dello stesso tipo. È una cosa che mi ha dato fastidio e che mi fa piacere di poter dire. Io però adesso ti devo chiedere una cosa in chiusura, sì, se ti va. Sì. Sai cosa devi fare, la tua specialità. Ma naturalmente, il fisco alla pecorara che vorrei sdoganare come elemento di protesta ufficiale. Faremo dei corsi e io sono intento fare anche delle ripetizioni da vecchia signora Pizzana. Ciao a tutti. Ciao.